Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio programma. Sono Daniele e oggi voglio parlare con te, anzi voglio spiegarti come si gestiscono come si gestisce un amore di lavoro di 100 ordini al giorno in dropshipping su eBay. Come saprai, o se non lo sai, io tratto dropshipping nel marketplace, ma anche finanza personale, e oggi ti voglio parlare dropshipping su eBay, ti voglio mostrare nell'atto pratico, come si gestisce, come si fa un management quando si arrivano a soglie come per esempio i 100 ordini giornalieri, che ovviamente richiedono un'organizzazione e un tipo di lavoro organizzato, se no si finisce nel caos. Quindi iscriviti, metti mi piace e andiamo a vedere nel mio PC un paio di cose. Ovviamente quello che ti mostrerò non è tutto al 100%, ci sono molte altre micro-organizzazioni, ma diciamo che sono alcune delle cose fondamentali che ti possono dare ispirazione, ti possono essere di spunto se stai iniziando la tua attività di dropshipping su eBay o comunque la tua attività online e puoi capire come si gestisce, come si fa un management. Andiamo a vedere un attimo come funziona. Allora, mi rimpicciolisco, ho diviso, ragazzi, in quattro organizzazioni principali da tenere in considerazione. Uno, la rete fornitori e di accounts. Due, contabilità. Tre, evasione. E quattro, management. Andiamoli a vedere nel dettaglio. Cosa intendo con rete fornitori e account? Che ovviamente, se lavorate in dropshipping sui marketplace, come spiego per esempio utilizzando fornitori come Amazon, dovete avere un'organizzazione di tutti gli account che utilizzate come fornitura per acquistare i vostri articoli e di tutti i fornitori in modo da tenere traccia quanti account avete, quanti ordini vanno evasi su ogni account, quanti soldi ci sono dentro ogni account. Questo potete farlo con un Excel simile a questo, che ho appena aperto. Come vedete ci sono delle postazioni divise, le postazioni sono divise per paese di vendita, ok? Italia, Germania, Francia, Inghilterra, e per diverse postazioni. Questo file non è quello che uso attualmente, è uno che utilizzavamo fino a qualche mese fa, ora è molto più grande, ci sono molte più postazioni, ma diciamo il sunto è uguale. Come teniamo traccia in questo file? Cosa teniamo traccia? Teniamo innanzitutto le mail, che questo file specifichiamo che lo utilizziamo per il fornitore Amazon, quindi per tutti gli ordini evasi utilizzando Amazon come fornitore. Cosa c'è? Abbiamo tutti gli account su una singola postazione. Cosa sono postazione 1, postazione 2, postazione 3? Sono le postazioni che sono collegate tra di loro, quindi dove i singoli account vengono. Da dove si effettua l'accesso ai singoli account, per esempio lo stesso device o lo stesso server, perché utilizziamo dei server per accedere ai nostri account per evadere gli ordini, e quindi per non collegarli tra loro. A sinistra, a destra, abbiamo una colonna che indica se l'account è attivo o no, per esempio se ha subito una sospensione o se è stato disattivato per qualsiasi motivo. A destra abbiamo le date delle carte di scadenza, perché a volte possono essere richieste per evadere gli ordini o per dei controlli. Dopo abbiamo una colonna che indica il massimale degli ordini che può mandare un singolo account e il saldo residuo. Poi abbiamo se il Prime è attivo in ogni account. Ovviamente sono vuote, che come ho detto è un file che non utilizzo più, ma che comunque è altamente valido. Quello che voglio farvi capire è come tenere traccia di tantissimi account senza impazzire. Poi abbiamo, questo è per l'Italia, poi abbiamo la Germania, la Francia e l'Inghilterra, e il principio è più o meno uguale. Questo è come tenevamo traccia più o meno degli account. Ora abbiamo sviluppato un sistema un po' più avanzato, che implica anche software di terze parti, ci farò un video, ma ovviamente se avete una mole che va intorno ai 50, 80, 100 ordini al giorno, un file come questo va benissimo. Poi cosa c'è? C'è la contabilità, ragazzi. La contabilità vi permette di tenere traccia del flusso di denaro. Potete utilizzare sia un file Excel o software di terze parti come Xero. Xero è un software di contabilità che potete linkare al vostro PayPal e ai vostri marketplace, e che vi tiene traccia del flusso di denaro e vi permette di sapere quanto denaro entra e quanto denaro esce, tra l'altro,
avere un'idea chiara. Ovviamente potete utilizzare anche degli Excel e potete anche utilizzare dei software gestionali come ad esempio AutoDS, vi tiene traccia di tutti gli ordini a cui ora arriviamo. Poi c'è l'evasione degli ordini, ragazzi, una delle parti più importanti. L'evasione degli ordini, ovviamente, se la fate manualmente dovete basarvi su questo file, quindi utilizzare un server diverso per ogni impostazione e utilizzare i dati diversi su ogni impostazione. Se utilizzate un software gestionale come AutoDS, se non sapete cos'è AutoDS, è un software gestionale per il dropshipping sui marketplace come eBay o su Shopify, che vi permette di automatizzare molti processi di monitoraggio prezzo o inserimento articoli. Cosa succede con AutoDS? Come vedete, su AutoDS per alcuni paesi, non tutti, per esempio in Italia non è disponibile, c'è una cosa che si chiama auto order, cioè AutoDS invia gli ordini utilizzando la nostra rete di account in modo automatico. Okay? Questo potete vedere su status, cioè ordered così, questo è stato inviato manualmente da qualcuno che lavora in questi account. Quello con il razzo è stato spedito dal sistema di auto order, quindi dal bot di AutoDS utilizzando i nostri account. Qual è la differenza? La differenza è che quando arriva un ordine gestito dall'auto order, con il razzo, il software ordinerà dai nostri account in modo automatico, sto parlando di Amazon ovviamente, ma c'è anche per altri supplier come Walmart o come Home Depot, ordinerà in modo automatico l'articolo dal supplier, quindi da Amazon o da Walmart, eccetera, e segnerà tutti gli stati di spedizione, per esempio se è stato spedito come questo viola o completato, che al momento non ce n'è in questa pagina, e li riporterà su eBay caricando i tracking numbers corretti. Questo ci permette anche di tenere traccia esattamente della spesa, come vedete, sono tutti i prezzi di vendita e tutti in pezzi di acquisto, e potremmo poi esportarli in un file Excel o tenerli traccia sulla dashboard di AutoDS. Questo per quanto riguarda l'auto order. Se non abbiamo l'auto order in alcuni paesi, come ad esempio questo, quando deve essere spedito, o questo, cosa succede? Chi evade gli ordini, quindi la nostra assistente o il nostro assistente, invierà gli ordini manualmente seguendo il file Excel che abbiamo visto prima. Ovviamente marcando poi lo status, come vedete si può marcare se è stato spedito, se è stato ordinato, eccetera, corretto sulla pagina di AutoDS. Questo ci permette di evadere gli ordini in modo organizzato, in modo automatico, che è molto importante quando gestisci una mole di ordini molto grande. Quando riguarda il management, ora ve lo mostro, che è anche il cuore, ed è molto importante, dovete capire, serve un management con i vostri collaboratori, se ne avete, se non li avete per voi stessi, perché se no impazzirete a tenere traccia di tutto quello che sta andando. Ora vediamo come gestiamo il management noi. Ovviamente, ragazzi, se volete saperne di più su AutoDS, su dropshipping, su eBay, andate nel mio canale, guardate un po' i video, o andate su dropshippingchilometrizero.com. Per quanto riguarda il management, noi utilizziamo principalmente Todoist. Todoist è un'applicazione che viene utilizzata per le task giornaliere, sicuramente molti di voi la conosceranno, ma ciò che molti non sanno è che è un'applicazione molto potente di gestione anche di vari progetti. Ci sono molti progetti a cui faccio parte, questo qua per esempio è il progetto eBay dei miei negozi, che come vedete ha una serie di organizzazioni. Come ci organizziamo? Abbiamo le task periodiche, quelle devono essere fatte ogni giorno o ogni settimana, ogni mese, insomma hanno bisogno di essere revisionate e che non devono essere perse. È importante sapere che, per esempio, su AutoDS, se io per esempio voglio sapere inviare ordini, ok? Se io scrivo qui ogni giorno, AutoDS mi farà la task giornalmente in modo automatico fino a quando non verrà rimossa. Sa oggi, domani, dopodomani e così via, ogni volta che si completa. Questo è molto molto utile. Inoltre si possono assegnare le attività, come vedete sono le attività assegnate a chi se ne occupa, e gestire varie scrivanie, vari blocchi di cosa da fare. Per esempio noi suddividiamo i blocchi di lavoro in task periodiche, sono quelle che devono essere fatte, come ho detto, ogni giorno, le cose da fare, quindi generali,
ad esempio customer service o controllare un cliente, seguire una determinata task, le cose da fare una tantum, insomma, i rimborsi che dobbiamo effettuare sui vari utenti, sui vari clienti, quindi da tenere traccia, magari perché hanno fatto un reso e se dobbiamo seguire quel reso, abbiamo 14 giorni di tempo, per esempio, per effettuare il rimborso su eBay. Noi se segniamo di seguire questo determinato reso, questo determinato cliente per i prossimi 14 giorni tramite il loro Infatti c'è il blocco resi, i rimborsi da chiedere a Amazon, magari perché abbiamo fatto un reso, il cliente ci ha fatto un reso e noi dobbiamo richiedere ovviamente il rimborso a Amazon o da Walmart o quel che sia. Inserimento annunci, quindi se dobbiamo inserire nuovi annunci. Formazione, quindi se dobbiamo fare formazione. Rimborsi Amazon in attesa, come vi ho detto, rimborsi che stiamo aspettando da Amazon anche. Scadenziario Prime, quindi i Prime di Amazon che ci stanno scadendo e così via. Questo, ovviamente, questo è un progetto dedicato semplicemente al customer service di eBay. Poi ci sono altri progetti dedicati a tutto quell'altro che ci serve, magari per l'evasione degli ordini, per la contabilità e per tutto il resto. Questo è specifico per il customer service. È importante avere, ragazzi, un'organizzazione, un management e costruirlo da zero. Per esempio, uno dei primi errori che io ho fatto quando ho iniziato a fare attività online, quindi non solo dropshipping in generale, attività online perché mi occupo anche di altre cose, come sicuramente sapete se mi seguite, è stato quello di non creare un'organizzazione alla base. Cosa succede? Non creando un'organizzazione alla base, quando vai a scalare, quindi quando scali e cominci a trattare una serie di ordini, una serie di domanda molto sviluppata, quello che va a succedere è che hai il caos perché non tieni traccia dei soldi che entrano, dei soldi che escono, di chi deve fare cosa, o magari si utilizzano programmi come WhatsApp, si utilizzano programmi come Telegram per darsi le cose da fare con i collaboratori. È un casino. Perché? Perché ovviamente la nostra mente è limitata nel breve termine su alcune determinate cose, quindi non si possono gestire a mente o via chat. Abbiamo bisogno di un management che tiene traccia e soprattutto registra quello che abbiamo fatto se dobbiamo andarlo a rivedere. Quindi è importante, se state iniziando a fare business, costruire un management da zero in modo funzionale per le vostre esigenze. Per esempio, io ogni settimana miglioro qualcosa nel management, sia su eBay, sia su Amazon, sia su Facebook Marketplace, sia della mia attività di informazione, qualsiasi cosa io faccio, cerco sempre di migliorare il management. Non è facile, anche perché quando hai un sistema costruito non puoi capovolgerlo da un giorno all'altro, quindi vai a fare migliorie giorno dopo giorno. Non è facile, ma è una cosa che io spendo almeno un paio di ore a settimana per migliorarla, perché a lungo termine verrà ripagata e verrà ripagata in produttività, in più soldi che entrano e soprattutto in una scalabilità più veloce, perché vi ripeto, per scalare un business non basta incassare più soldi, scalare un business significa anche investire, significa preoccuparsi di tutta la gestionalità aziendale e tutto quello che c'è dietro, non è solo fare vendite. Detto questo, ragazzi, ricordate di iscrivervi, mettere mi piace, spero che questo video vi sia di utilità, ci vediamo alla prossima, ciao!